Nel 1934 l'editore Giuseppe Nerbini fondava L'Avventuroso, una rivista a fumetti che avrebbe lasciato una forte impronta nella memoria dei lettori italiani. La scelta vincente di Nerbini fu quella di acquistare i diritti di serie americane rivolte a un pubblico un po' più maturo rispetto a quello delle storie per bambini pubblicate dal Corriere dei Piccoli e di presentarle ai lettori italiani con un editing più fedele alla fonte originale, che conservava balloon e dialoghi, mentre la politica prevalente del Corrierino era quella di cancellare le nuvolette e sostituirle con dei testi in rima scritti in Italia per l'occasione. Nerbini attinse parecchio ai titoli della King Features Syndicate, distributore americano potentissimo, e presentò nel nostro paese una quantità di personaggi destinati a diventare famosissimi, tra cui Flash Gordon di Alex Raymond e Mandrake, il mago di Lee Falk, che in Italia sarebbe stato chiamato da tutti per moltissimo tempo Mandrake, senza troppe ossessioni per la pronuncia inglese. Lo stesso anno nasce una rivista concorrente che si propone di seguire la stessa strada battuta dall'avventuroso, l'Audace, fondata dall'editore Lotario Vecchi. L'Audace, che oggi potremmo definire una sorta di clone editoriale della rivista edita da Nerbini, prese a pubblicare molte serie avventurose italiane, come Virus di Federico Pedrocchi e Dick Fulmine di Baggioli e Cossio, ma era interessato anche alle serie statunitensi che già spopolavano sulle pagine della concorrenza. Nerbini, l'editore dell'Avventuroso, per qualche ragione si era fatto sfuggire che di Mandrake non esistevano soltanto le tavole quotidiane, ma anche quelle domenicali a colori, le Sunday Table, i cui diritti erano ancora disponibili. E Lotario Vecchi non se li fece scappare, iniziando a pubblicarle sull'Audace, ma modificando in traduzione alcuni nomi. Fu così che Mandrake il mago conservava il suo nome originale sull'avventuroso, mentre sull'audace si chiamava Drakeman, il re della magia. L'anagramma Mandrake Drakeman non riguardava soltanto il protagonista, ma anche la sua compagna, la principessa Narda, che sulla rivista di Lotario Vecchi diventava Daran. Non è chiaro se questa scelta fosse dovuta a un goffo tentativo di differenziazione o se fosse soltanto un vezzo dei traduttori del tempo. Infatti, anche nella versione italiana di Flash Gordon, che era pubblicato sull'Avventuroso, alcuni personaggi avevano il nome anagrammato, come la regina Azzura, che nella versione italiana diventava Uraza. Gli adattamenti italiani hanno sempre fatto magie. Ci vediamo nei fumetti.